Ok ragazzi, nuovo video. Oggi voglio affrontare una tematica piuttosto interessante, che è quella del mio personale percorso, perché da anni ormai ricevo tantissime domande riguardo al fatto quale percorso hai fatto, cosa hai studiato, come posso arrivare a conoscere questi concetti con questa dimestichezza, eccetera, ma soprattutto quali testi consigli, quali libri posso approfondire e tutto. Quindi voglio un po' parlarvi di quello che è Rhino Coaching, un po' come è nato, come lavoriamo, come ci siamo formati e via discorrendo. E spero che sia un video interessante per un po' tutti i tecnici e chiunque vuole intraprendere bene o male questo percorso, sia da amatore che da professionista. Quindi partiamo col video. Allora, partiamo dal presupposto che io e Giorgia abbiamo un percorso di laurea totalmente differente alle spalle, non in questo settore, nel senso che ci siamo conosciuti che io stavo finendo il percorso di laurea in giurisprudenza e lei lo stava finendo in storia dell'arte, quindi ovviamente abbiamo passato i primi mesi di relazione, poi convivenza, concludendo questi percorsi di laurea. Ed eravamo quindi indirizzati su filoni lavorativi totalmente diversi, anche se però entrambi lavoravamo come personal trainer, proprio come liberi professionisti, quindi con partita IVA e via discorrendo. Quindi c'era questo lavoro che era un po' portato avanti quasi per diletto, per gioco. Io peraltro scrivevo diversi articoli, quindi su blog, su piattaforme varie e tutto il resto. Molti forse mi conoscono già dall'epoca, dai primi progetti e tutto quanto, però era tutto fatto con diletto. Ok, come personal trainer ci siamo formati alla ISSA, che ci ha dato in qualche modo tanto, perché ci ha aperto molto la mente, anche se loro sono personalmente, dal mio punto di vista, molto estremi su alcuni argomenti. Però comunque è una scuola che consiglio a tutti quanti, perché veramente vi permette di spaziare tanto e di iniziare a ragionare su quello che è la scala motorio, la biomeccanica e via discorrendo. Quindi da quel punto di vista molto molto consigliata. Diciamo che abbiamo continuato così, lavorichiavamo, abbiamo letto diversi testi. Io per esempio ho apprezzato molto il Wilmore e Costil, che consiglio a tutti quanti come base. Però anche là, da un punto di vista di testi, di bibliografia, non mi sento di sporgermi troppo, di consigliarvi troppo, perché ok, una buona infarinatura di base, però da lì a tutto quello che è la pratica sui diversi soggetti, sui diversi atleti da seguire, ci spazia veramente un mondo. Quindi non mi sento di dirvi ok, formatevi su questi, perché in questo modo avrete un reale beneficio. Ci sono diversi testi che, bene o male, tutti quanti conoscete, che vi danno un'infarinatura di base, però più di là io non mi spingerei. Una cosa che ci ha dato tanto è stato il confronto su internet, pubblicando articoli, discutendo sui vari gruppi di Facebook, leggendo articoli sulle piattaforme più note. Ecco, questo ci ha dato veramente veramente tanto, perché meno male ti porta un po' a riflettere, a cercare di riapplicare le cose su di te, sui tuoi atleti, continui a riflettere, eccetera. E da questo punto di vista la pratica e l'esperienza era tutto. Che cosa è successo? Che a un certo punto abbiamo visto che articolo dopo articolo, intervento dopo intervento, eccetera, abbiamo iniziato ad avere un certo ricircolo, o bene o male un certo numero di atleti che seguivamo. E come attività lavorativa era iniziata a diventare abbastanza importante, anche perché a un certo punto ci siamo ritrovati, ok, abbiamo questa attività lavorativa che avevamo aperto per diletto, però porca vacca, cioè sta iniziando a diventare impegnativa. Dall'altra parte dobbiamo iniziare percorsi di praticantato e tutto il resto per arrivare a quella che è la nostra, il nostro vero lavoro, o come lo consideravamo allora. Mi ricordo che, e questa è la parte più bella e sentimentale di tutto quello che era Rhino Coaching, siamo andati all'Arnold a Barcellona, quindi era un settembre, stavamo là all'Arnold e tutto il resto, e dopo l'Arnold siamo andati a cena fuori per festeggiare il nostro mesiversario. Non stavamo insieme neanche da un anno, quindi siamo andati in questo ristorante molto molto carino, in cui ci torniamo ogni anno come tradizione, subito dopo l'Arnold, e a un certo punto Giorgia mi dice: ti devo parlare, e mi dice: io voglio far questo. Io voglio che questo sia il nostro mondo, voglio che questo sia il nostro futuro. Eravamo appena stati in fiera, e le fiere, per chi le ha viste, soprattutto quelle all'estero, sono molto pimpanti, danno molta energia, molta carica, molta positività, è divertente, avevamo visto le gare e tutto. E alla fine lei ha detto: voglio che questo sia il nostro mondo, deve essere questo il nostro mondo. E da là è iniziato Rhino Coaching vero e proprio, nel senso che abbiamo capito che la vita è una, ragazzi, e non ha senso iniziare un'attività lavorativa solo per lavorare. Se hai la possibilità di fare altro, di buttarti su altro, devi avere il coraggio di farlo, perché una frase che avevo letto che era molto molto bella è: non pensare all'incertezza, a quello che succederà se ti butti, se provi a fare un salto nel vuoto,
Pensa a tutto quello che succede se non lo fai. Quindi, completo salto nel vuoto, cos'è che abbiamo deciso di fare? Avevamo dei soldi da parte, prima cosa siamo andati a convivere, perché siamo andati a convivere pochissimi mesi dopo esserci conosciuti, messi insieme, e quindi quello era già una cosa piuttosto impegnativa, perché c'era da pagare l'affitto, le bollette e tutto il resto, e soprattutto abbiamo deciso di investire tutti i risparmi che avevamo nell'unica forma di formazione in cui veramente credevamo, ossia le consulenze e il confronto. E questo è il punto cardine, perché io sempre nei video dico: commentate così instauriamo il confronto a cui tanto teniamo, perché è quello che veramente ci ha dato quella marcia in più. È là che abbiamo visto la differenza, perché possiamo leggere, possiamo cercare di capire alcune cose. Addirittura quando ho pubblicato il seminario di Eugene e ho detto che ci sarebbe stato il workshop con lui pratico, mi sono arrivate le richieste in cui: ah ok, perfetto, dove posso trovare un libro dove trovo queste cose? Non le trovi in un libro, queste cose le devi vivere, le devi percepire su di te, sulla tua pelle, devi sentire le pugnalate sul petto, devi sentire la stabilità. Sono tutte cose che non puoi leggere, non puoi assolutamente leggere, soprattutto non puoi programmare, ok? Quindi abbiamo deciso di investire su questo, viaggi, andare in giro, a ricercare i tecnici, a chiedere una consulenza sul pratico, sul vivo, quando potevamo. Sarà un'alternativa a casuccia, su Skype, un confronto e cercare di parlare e di capire come lavoravano. Quindi non era un ok, io sono questo, cosa faresti su di me o cosa fare così. È ok, perfetto, dimmi come lavori, parlami di te, fai finta che ti arriva un cliente, dimmi tu come lavori. Questo, solo questo volevamo sapere. E là veramente ti si apriva un mondo, perché capivi che dietro a una metodologia che presentava una certa facciata c'era un mondo immenso di variabili, di considerazioni, e quindi capivi anche che tutto quello che avevi letto su un determinato preparatore, su un determinato metodo, era in realtà all'atto pratico completamente diverso, sia in bene, in molti casi, sia anche in male, perché in certi casi era terribilmente deludente. E là, confronto, pratica, esperienza, confronto, pratica, pian piano ci siamo formati, ed è solo questo, ragazzi, non c'è niente di più, non c'è un segreto, non c'è un modo per apprendere le cose, è semplicemente stare con la mente aperta, senza preconcetti, soprattutto con tanta autocritica, tanta voglia di mettersi noi stessi in discussione, senza andare a avere un paletto, una certezza fissa, ma semplicemente, ok, mi metto in discussione, fammi vedere come lavori, fammelo vedere in pratica se puoi, vado a praticarlo in palestra, sperimento, provo e traggo le mie conclusioni. Soltanto questo, quindi senza preconcetti, senza niente. Abbiamo investito tutto quanto in questa tipologia di formazione. Ovviamente in parallelo abbiamo iniziato ad avere tanto successo, tanti feedback positivi per quanto riguarda i nostri atleti, tante soddisfazioni da un punto di vista del coaching, e quindi ovviamente il lavoro da questo punto di vista ci permetteva di supportare questo tipo di formazione. Ed è stato un continuo investimento, un continuo viaggiare, un continuo formarci, e avevamo una casa, ragazzi, che era di 40 metri quadrati, una cosa microscopica, e veramente la cosa che diciamo sempre a Giorgia è: se siamo sopravvissuti a quella casa, soprattutto in periodi di cut, di preparazione, possiamo sopravvivere veramente a tutti. E difatti adesso me la sposo. Comunque, al di là di questo, il concetto di base, ragazzi, è perché abbiamo organizzato il seminario con Eugene, perché ci teniamo tanto al coaching live, perché ci teniamo tanto a vedere gli atleti, perché è tutta pratica, è tutto un applicare, è tutto un cercare di capire, è tutto un mettersi in gioco. La formazione è assolutamente questa. Quindi il consiglio che vi posso dare, se siete professionisti, se siete amatori, quello che vi pare, il consiglio è di sperimentare, è di provare le cose da un punto di vista pratico, escludere un po' il teorico, saperlo, ok? Però escluderlo da parte e sperimentare, ok? Perché se mi dici che un'alzata laterale me la devi far così, io devo sperimentarla, e capendo, mettendomi in discussione, capisco che forse così inizio a coinvolgere un po' troppo il capo frontale. Quindi per coinvolgere il mediale forse è il caso di stare tranquillo con una presa neutra, non andare ad extra ruotare necessariamente, perché effettivamente il rischio impingement è veramente, veramente minimo. Questo è un esempio, però ci sono tantissime altre cose, e sulla pratica in palestra non finirete mai di fare formazione, non finirete mai di imparare, perché ogni volta, ogni anno sarà un tassello in più che applicate. Io stesso ogni anno penso all'anno scorso e dico: porca vacca, io l'anno scorso non mi allenavo, ho iniziato ad allenarmi adesso, e so che l'anno prossimo dirò esattamente la stessa cosa. Quindi niente, ragazzi, io spero che questo video, questo stream of consciousness in qualche modo vi sia piaciuto, lo abbiate apprezzato. Qualsiasi commento, qualsiasi curiosità, fatecela assolutamente qua sotto e noi vi risponderemo. E
Detto questo, io vi invito come al solito a iscrivervi qua sotto alla pagina YouTube, a seguirci su Instagram, sulle nostre varie pagine e a seguirci soprattutto sul seminario, il workshop che sarà di Eugene Teo, che verrà dall'Australia il 25 e 26 maggio qua a Roma per fare un workshop pratico. Vi invito a seguirlo su Instagram, ma soprattutto anche a seguire il workshop se non sono ancora finiti i posti. Quindi detto questo, vi saluto a tutti e vi rimando al prossimo video. We'll be coming soon.